Le 18.33, buon martedì sera dagli studi di TG 2000. Milano passa all'attacco e tenta il tutto per tutto per ottenere la sede dell'agenzia del farmaco dopo che un sorteggio l'aveva assegnata ad Amsterdam. A riaprire i giochi, l'allarme lanciato dal direttore dell'EMA secondo cui gli olandesi sarebbero in grave ritardo nella preparazione. L'agenzia, lo ricordiamo, deve lasciare la sede londinese dopo la Brexit. Oggi parte il ricorso del governo, le parole del sindaco Sala, il servizio di Luciano Piscaglia. Ultima chiamata per Milano. Amsterdam non è pronta e l'Italia accarezza l'idea di indurre l'Europa a un clamoroso ripensamento sulla sede dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, assegnata per sorteggio alla città olandese. L'allarme era stato lanciato ieri dal direttore dell'agenzia, Guido Rasi. L'edificio di Amsterdam in cui l'EMA dovrebbe trasferirsi non è ancora pronto e questo potrebbe determinare ritardi e costi aggiuntivi per lo spostamento del personale e delle attività dell'agenzia, ora con sede a Londra. Immediata la reazione delle istituzioni locali e nazionali, ancora segnate dalla sconfitta al sorteggio dello scorso novembre, che hanno avanzato la proposta al governo di rilanciare Milano, dove il Pirellone è pronto ad accogliere la sede dell'agenzia, con un ricorso a Bruxelles che, spiega il sindaco Sala, che ha parlato con il premier Gentiloni, partirà entro la mezzanotte di oggi. Non sarà facile recuperare questa situazione, non illudiamo nessuno. Però io chiedo che il nostro governo alzi la voce. Non è solo un tema di ricorso tecnico da avvocati, è anche un tema politico. Non è questione di campanili, ma di operatività dell'agenzia, dice il ministro della Salute Lorenzin, e Milano è pronta. Le possibilità di un ripensamento europeo non sono altissime. La Commissione europea ha fatto sapere che la decisione della nuova sede dell'EMA è stata dei 27 stati e che non c'è nulla da aggiungere. Pronta anche la replica di Amsterdam. L'Olanda è orgogliosa di ospitare l'EMA, spiega il ministro della Salute olandese Bruno Bruins, che aggiunge: stiamo facendo il massimo per assicurare un rapido trasferimento ad Amsterdam. E siamo al caso banche. L'azione dell'autorità di vigilanza non è stata efficace e la collaborazione tra Consob e Banca Italia è stata carente. Questo in sintesi quello che emerge dalla relazione finale della commissione d'inchiesta sulle banche. Augusto Cantelmi. Banca Italia e Consob inefficaci nella tutela dei risparmiatori. Dopo 200 ore di audizioni e 48 persone ascoltate, alla fine la commissione bicamerale sulle banche emette la sua sentenza attraverso un documento finale votato soltanto dalla maggioranza. Nel testo conclusivo si accusano i due organismi di controllo, Banca Italia e Consob, di non aver fatto bene il lavoro di vigilanza sia sul sistema bancario sia su quello finanziario. Nel documento finale si legge che il risparmio andava tutelato in tutte e 7 i casi di crisi bancarie oggetto dell'indagine, dalle banche venete ai piccoli istituti, tra cui Etruria, al Monte Paschi di Siena. Viene inoltre ribadita la necessità di creare non soltanto un archivio unico delle ispezioni, ma di allargare i poteri di Banca Italia all'utilizzo della polizia giudiziaria per perquisizioni e ispezioni. Quanto alla gestione dei crediti difficili, causa principale della crisi, nel documento si chiede che venga ripreso in considerazione il progetto di una bad bank pubblica per smaltire i crediti deteriorati, lavoro della Commissione che viene difeso dal Presidente Casini. Io vi dico che dopo la prima riunione di questa Commissione ho detto: qui non finiamo, non riesco neanche a convocare la seconda. Per me quello che abbiamo fatto è, ho detto, un mezzo miracolo. Sì, teniamoci all'umano, mezzo miracolo, i miracoli veri non li facciamo noi. Ma la relazione viene bocciata da una parte delle opposizioni, che invece accusa la maggioranza di non aver voluto andare a fondo sulle cause delle crisi bancarie e di non aver risolto il conflitto di interessi che riguarda la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi sul caso Etruria. Un altro tema delicato che riguarda non soltanto il nostro paese, l'inquinamento atmosferico. Troppe persone muoiono prematuramente ogni anno a causa delle patologie connesse alla pessima qualità dell'aria. Non c'è la capacità di affrontare il problema, dicono dall'Unione Europea, che richiede nuove misure da 9 paesi entro lunedì. Ma l'Italia, con il ministro Galletti, ha già sottoposto al commissario europeo l'ambiente una serie di impegni e piani concreti. Alessandra Camarca.
Emergenza smog sempre più critica. In Italia aria irrespirabile nelle grandi città con un 2017 da codice rosso a causa delle elevate concentrazioni delle polveri sottili e dell'ozono. A fotografare la situazione è anche il rapporto dell'inquinamento atmosferico nelle città italiane, ma l'aria 2018 che Lega Ambiente ha presentato in concomitanza del vertice di Bruxelles sulla qualità dell'aria e dal quale emerge che 39 capoluoghi di provincia italiani sono soffocati dallo smog. A Bruxelles è intervenuto il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, che ha presentato alla Commissione il materiale che documenta le misure anti-smog prese dal nostro paese per contrastare l'inquinamento e che ora sono al vaglio della Corte europea. Noi abbiamo portato all'attenzione della Commissione tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni ed è un lavoro che ha dato risultati in termini di miglioramento della qualità dell'aria evidenti. Basta pensare che gli sforamenti dal 2000 ad oggi si sono ridotti di più del 70%. L'Italia è tra i 9 paesi membri ad essere sotto procedura di infrazione da parte della Commissione europea perché ha superato i limiti stabiliti dalla legge sia per l'inquinamento di biossido di azoto che da particolato. Qualora gli sforamenti dovessero persistere, il nostro paese rischia la condanna al pagamento di ingenti sanzioni pecuniarie. Per adesso noi non abbiamo nessun deferimento alla Corte di Giustizia, questo posso dirlo. È il quarto incontro che faccio in pochi mesi, politico-tecnico, con il commissario. Oggi è la continuazione di un dialogo che noi abbiamo con la Commissione costante. Adesso con Marco Burini le storie di 31 profughi siriani che stamattina sono atterrati a Fiumicino con un volo proveniente da Beirut. Arrivano dai campi profughi libanesi dove hanno vissuto dopo essere scappati da Damasco, Homs e Aleppo. Adesso possono ricominciare una nuova vita grazie ai corridoi umanitari. كان صعب كثير بتمنى لهم مستقبل احسن وافضل بتمنى لما يكبروا يلاقوا مستقبل احسن واحلى هون بايطاليا. Nel volto stanco e luminoso di questa donna siriana, arrivata questa mattina all'aeroporto di Fiumicino con una trentina di connazionali rifugiati in Libano, c'è tutto il senso dell'operazione che alcuni cittadini di fede cristiana portano avanti da qualche tempo per dare una risposta concreta e ragionata a chi scappa dalla guerra e dalla miseria. Aprire un corridoio dopo l'altro perché l'Europa somigli sempre meno a una fortezza e sempre più a una casa. Una casa che ha delle regole, le regole dell'accoglienza. E che cosa c'è di più ecumenico? Tra 15 giorni ci sarà una riunione in cui probabilmente lanceremo una sorta di consultazione permanente delle chiese cristiane in Italia e sicuramente uno degli elementi che hanno aiutato questo traguardo, che è importante, sono proprio i corridoi umanitari. Ma non è che questi cristiani stanno facendo politica. Anche che questa è una politica che si occupa dei bambini, perché la maggioranza delle persone che arrivano oggi sono minori, come quelli arrivati ieri a Parigi, e dunque è una politica che comincia dai piccoli, quindi è una buona politica. Così buona che anche i politici si accodano. Stamane era presente il sottosegretario agli esteri Mario Giro, fiero che il governo italiano avesse approvato un secondo protocollo d'intesa che farà arrivare nei prossimi mesi un altro migliaio di profughi. Un modello di accoglienza studiato nei minimi dettagli. Le famiglie arrivate stamane, scelte tra le più bisognose di cure mediche o perché vittime di persecuzioni, sono già destinate a diversi centri di accoglienza tra Roma, Trento e Fiesole, nelle Marche e in Abruzzo. Se va avanti così, politica di corridoio diventerà una bella espressione. Veniamo a un caso adesso che sta facendo molto discutere. La Corte europea dei diritti umani dice che è lecito usare simboli religiosi nelle pubblicità e condanna la Lituania, che invece aveva multato un'azienda per aver utilizzato le figure di Gesù e di Maria per vendere i propri vestiti. Silvio Vitelli. Gesù che jeans, madre di Dio che abito, sono gli slogan di una campagna pubblicitaria lituana del 2012. L'Agenzia Nazionale per la Difesa dei Consumatori la vietò e, percorsi tutti i gradi di giudizio, si è arrivati alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che si è pronunciata oggi a favore dell'azienda, dal momento che la campagna non sembra essere gratuitamente offensiva o profana e non incita all'odio. Vestirle in questo modo è francamente irridente dei principi religiosi di cui uno crede, quindi questo dimostra come oggi ai vertici dell'Europa purtroppo nei confronti della religione in quanto tale non c'è questa attenzione. Avrei voluto vedere se al posto della Madonna e di Gesù ci fosse stato Maometto.
un argomento che in Italia conosciamo molto bene. Erano gli anni 70 e la Jesus Jeans si reclamizzava a colpi di slogan ben più forti. Non avrai altro jeans all'infuori di me e chi mi ama mi segua, impresse su parti del corpo scelte in maniera volutamente provocatoria. Dalle colonne del Corriere della Sera, Pierpaolo Pasolini, pur definendola folle e frutto di una certa mancanza di senso di colpa, vide in questa campagna l'avanzare di un nuovo potere laicista di fronte al quale la vecchia censura risultava inadeguata. Scusi, ma lei chi è? San Pietro. Anche in tempi più moderni i riferimenti sacri negli spot non mancano, anzi, oltre alla storica saga del caffè, lo scorso Natale si è affacciata su molti media anche quella di un portale di annunci immobiliari. Terzo piano con ascensore, no garage. E sti due dove li mettiamo? Allora qual è il punto discriminante? Come sempre il buon gusto, dove c'è un San Pietro da favoletta che non offende nessuno, che è una sorta di cartone animato, di fumetto divertente, nessuno si offende perché l'ironia fa parte, secondo me, anche della tradizione cristiana. E siamo in Sicilia, alle prese con l'emergenza siccità da mesi e quindi con un serio problema idrico. Questo significa crisi agricola e difficoltà quotidiane per cittadini ed esercenti che devono centellinare l'acqua. Leonardo Possati. Il disastro è alle porte, la Sicilia non ce la fa più e dopo mesi di siccità le risorse idriche scarseggiano e a farne le spese sono le colture dei campi. Il 70% dell'acqua viene impiegato in agricoltura e allora dobbiamo davvero essere preoccupati e prendere dei provvedimenti. Non piove e non si può irrigare perché già oggi, nel cuore dell'inverno, le riserve idriche sono al minimo. Per questo è stato chiesto al governo lo stato di calamità naturale, ma in attesa si pronunci il Consiglio dei Ministri, la situazione è ingestibile. Anche perché oltre all'agricoltura ci sono le città, Enna, Catania, Palermo, dove l'acqua è poca e molto utilizzata, se non sprecata, basti pensare all'uso e al consumo che ne fanno ristoranti e alberghi. Per questo si è deciso, per esempio a Palermo, di razionare l'acqua, anche se è un pessimo biglietto da visita per una città che da ieri è ufficialmente capitale della cultura per il 2018. Invito tutti a risparmiare l'acqua. Credo che molto possono fare i cittadini evitando sprechi, perché gli sprechi nell'acqua ci sono e anche questo è un problema culturale, un problema di stili di vita. Ecco, noi palermitani dobbiamo cambiare gli stili di vita. La crisi idrica è in gran parte riconducibile alla mancanza di pioggia, ma non si può nascondere il fatto che in Sicilia c'è un problema legato alla manutenzione della rete idrica e degli impianti di canalizzazione, spesso abbandonati a se stessi nell'incuranza totale. L'acqua che arriva negli invasi poi più del 50% viene sprecata perché non abbiamo le giuste condutture, quello credo sia veramente un'emergenza. Una notizia che non piacerà affatto ai fumatori, anzi ai cosiddetti svapatori, a coloro cioè che hanno deciso di sostituire le sigarette normali con quelle elettroniche. Queste ultime, infatti, secondo l'Accademia Americana delle Scienze, non sarebbero poi così innocue. Possono danneggiare il DNA e fanno aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. Federico Plotti. Le sigarette elettroniche fanno meno male di quelle tradizionali, ma non sono di certo innocue come molti pensavano, anzi. Uno dei primi studi completi effettuati dalla recente comparsa sul mercato di questi dispositivi arriva come un fulmine a ciel sereno direttamente dalla New York University e dall'autorevolissima rivista dell'Accademia Americana delle Scienze. Un gruppo di esperti ha sottoposto ad alcuni test centinaia di topi. Dopo essere stati esposti prolungatamente al vapore prodotto dalle sigarette elettroniche, hanno notato che il DNA di alcune cellule, soprattutto quelle del cuore, di polmoni e vescica, peraltro meno capaci di ripararsi, avevano subito danni. La stessa cosa si è verificata anche nelle cellule umane, durante i medesimi esperimenti condotti in laboratorio al microscopio e non direttamente sulle persone. I ricercatori in questo caso hanno rilevato anche un maggior tasso di mutazione e di trasformazione in cellule tumorali. La sostanza incriminata è l'NNK, un derivato della nicotina cancerogeno, largamente utilizzato nelle e-cig, soprattutto quelle al liquido. Gli effetti a lungo termine ancora non si conoscono, come devono essere studiati anche quelli degli aromi, come per esempio la vaniglia o il cioccolato, che mandano in circolo microparticelle studiate solo come additivi alimentari e non ancora da inalazione. Nonostante tutto, le sigarette elettroniche restano molto meno dannose di quelle tradizionali, anche il 95% in meno, ma questo non deve far cadere in inganno. Come le altre, creano dipendenza e non sono certo il metodo migliore per allontanarsi dal fumo. Quello resta sempre lo stesso, con uno
uno sforzo di volontà, certo non indifferente, una volta spenta l'ultima sigaretta, buttare via il pacchetto e non accenderne mai più una. C'è una scoperta rivoluzionaria sviluppata dall'Università di Trento che invece il DNA lo cura, anzi uccide i geni malati. Insomma, si tratta di un metodo sperimentale che potrebbe avere effetti a breve termine sulla terapia genica delle malattie. Dettagli da Luigi Ferraiuolo. Come nel mitico film Blade Runner, i lavori in pelle, ovvero gli androidi, potrebbero cominciare a prendere forma ben presto. Al CBIO di Trento, il Centro per la Biologia Integrata, avanzatissimo laboratorio italiano di genetica dell'Università di Trento, è stato scoperto il modo di utilizzare un enzima, il CRISPR-Cas9, come un preciso bisturi genetico, capace di correggere le malformazioni o gli errori del DNA e di curare così malattie al momento mortali. L'annuncio è arrivato attraverso un articolo su Nature Biotechnology di Anna Ceresetto, capo della ricerca. Quello che noi abbiamo fatto a Trento, all'Università di Trento, è quello di rendere questa molecola molto precisa, precisissima, quindi è in grado di raggiungere il punto in cui c'è il danno, correggerlo e non dare altre conseguenze negative. In pratica l'enzima da un lato taglia via le sequenze di DNA malato, dall'altro le sostituisce con quelle corrette. Secondo i ricercatori ciò renderà il genome editing, cioè la chirurgia genetica, utilizzabile per curare molte malattie. Gli ambiti di applicazione del CRISPR-Cas9 non si limitano alla medicina, ma si estendono anche ad altri settori, come il miglioramento delle piante alimentari e degli animali d'allevamento. Ovviamente viene subito da pensare, come in Blade Runner, alla possibilità di costruire geneticamente androidi in tutto e per tutto simili all'uomo, con le ovvie ricadute etiche e sociali, ma questa è un'altra storia. Gli esteri: in Venezuela, in un clima tesissimo, sono ripresi i colloqui nella Repubblica Dominicana tra il governo venezuelano e una parte delle opposizioni per superare la profonda crisi politica e sociale che da mesi vive il paese americano, e la chiesa locale lancia un nuovo appello. Antonio Sobiero. Porterà qualcosa di buono il quinto round di negoziati ieri e oggi a Santo Domingo tra il governo di Caracas e una parte dell'opposizione? È difficile, ma non impossibile. Il partito di Leopoldo López, tra i più seguiti anti-Maduro, ha abbandonato il tavolo dopo che il regime, venerdì scorso, ha impedito alla coalizione delle opposizioni di partecipare alle elezioni politiche che si terranno entro il 30 aprile prossimo. Solo così Nicolás Maduro, l'ex autista di autobus divenuto presidente dopo la morte di Chavez, può assicurarsi una facile rielezione. Il paese americano è in ginocchio, sconquassato da una profonda crisi economica e sociale, nonostante abbia la riserva di petrolio più grande al mondo. Per non parlare della costante violazione dei diritti umani, dei prigionieri politici e degli omicidi di Stato. Dopo l'ennesima svolta autoritaria di Maduro, l'Unione Europea ha annunciato nuove sanzioni a 7 alti funzionari venezuelani. Come risposta, Caracas ha espulso l'ambasciatore spagnolo. In un'intervista al CIR, il neopresidente della Conferenza Episcopale della Venezuela chiede rispetto per il popolo e i suoi bisogni. Abbiamo, afferma Monsignor José Luis Azuaque, un sistema totalitario ed economico centralista in cui il governo e il potere militare sono diventati imprenditori. C'è tanta corruzione. Si vuole sottomettere il popolo e mantenere il potere in maniera permanente. I vescovi venezuelani lanciano un nuovo appello al governo affinché apra un processo democratico e di partecipazione dei cittadini. Li ascolterà questa volta il sordo Maduro? Ci spostiamo ora in Cile, dove il Papa ha inviato un suo emissario per indagare sul caso pedofilia che ha scosso di recente la chiesa locale e è tornato alla ribalta proprio in occasione del viaggio del pontefice. Paolo Fucili. La notizia è affidata a 4 righe scarne di comunicato che però fanno molto rumore. Il caso Barros è ufficialmente di nuovo aperto, caso scottante a dir poco, su cui si gioca la faccia la gerarchia cattolica del Cile, ma anche il Papa, che è appena stato peraltro in Cile e là ne ha parlato e fatto parlare parecchio, ora non può più tenersene fuori. Perciò invierà presto a Santiago un incaricato per ascoltare, testuali parole, coloro che hanno espresso la volontà di sottoporre elementi in loro possesso. Si tratta di Monsignor Scicluna, ora vescovo di Malta, ma già promotore di giustizia presso l'ex Sant'Uffizio, cui competono i casi di pedofilia del clero. Sulla testa di Barros pendono infatti accuse di avere coperto Fernando Caradima,
influente sacerdote di Santiago che fu parroco di Barros, e altri due futuri sacerdoti, eletti poi vescovi anch'essi. Caradima fu poi accusato e condannato 7 anni fa per ripetuti abusi sessuali su minori. Quando poi Barros nel 2015, da ordinario militare, fu eletto vescovo di Osorno, esplosero feroci proteste. Da ultimo viene il viaggio del Papa in Cile, con la consueta intervista sul volo del rientro a Roma. E lì, rettificando su consiglio indiretto del cardinale O'Malley un'affermazione appena fatta ad Iquique, disse in sostanza che certo, nascondere un abuso è un abuso anch'esso. Quanto a Barros però... Non posso condannarlo, perché non ho le evidenze, ma anche io sono convinto che è innocente. Ma non era un chiudere frettolosamente il caso, va dato atto al Papa, che infatti esortava poi chi queste evidenze le avesse a portarle. E infatti il comunicato di oggi parla di informazioni recentemente pervenute, che a rigore di logica dovrebbero essere nuove rispetto al passato, altrimenti lo scandalo si allargherà ancora. E siamo all'omelia del Papa Santa Marta. Da Francesco l'invito ai sacerdoti a non essere rigidi e a non essere legati agli orari. Siate sempre vicini al popolo, ha detto. Lo sentiamo. Il pastore va unto con l'olio il giorno della sua ordinazione sacerdotale, episcopale. Ma il vero olio, quello interiore, è l'olio della vicinanza e la tenerezza. Il pastore che non sa farsi vicino, gli manca qualcosa. Forse sia un padrone di campo, ma non è un pastore. Un pastore al quale manca tenerezza sarà un rigido che bastona le pecore. Vicinanza e tenerezza, lo vediamo qui, così era Gesù. Gesù non apre un ufficio di consulenze spirituali con un cartello, ma il profeta riceve lunedì, mercoledì, venerdì dalle 3 alle 6. L'entrata costa tanto, o se volete potete dare un'offerta. No, non fa così Gesù. Neppure Gesù aprì uno studio medico col cartello: gli ammalati vengono tal giorno, tal giorno, tal giorno, saranno guariti. Gesù si butta in mezzo al popolo. Siamo al TG Post. Dopo l'allarme sulle baby gang in Italia lanciato pochi giorni fa dal primo presidente della Cassazione, vi facciamo ascoltare le parole di un ragazzo napoletano con un passato nelle cosiddette paranze dei bambini. Adesso ne è uscito, ma ci racconta quello che ha vissuto. Vi auguro buona visione, vi lascio subito dopo con Attenti al Lupo. Noi ci vediamo alle 20:30 con tutti gli aggiornamenti.